Ci siamo quasi, domani 27 ottobre 2021 esce la DJI Osmo Action 2. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Ci siamo quasi, vi dicevo, domani esce la DJI Osmo Action 2, verrà presentata dalla DJI. Si sa ormai tutto di questa action cam modulare, vi lascio nelle schede un video in cui vi dico tutte le caratteristiche, in primis la risoluzione 4K fino a 120 frame per secondo. Comunque vi lascio tutte le caratteristiche lì, come mai ci sono già le caratteristiche, perché Jasper Ellen, ve l'ho portato molte volte sul canale, un paio di settimane fa ha pubblicato proprio il PDF con le specifiche. Tra l'altro sono uscite tantissime immagini, mai così tante rispetto ad altri prodotti della DJI, ed è uscito anche un video, quello che vi ho fatto vedere all'inizio. La principale cosa che ha questa camera è proprio la modularità, il fatto che è piccolina, quindi può essere utilizzata come action cam senza il modulo che ha lo schermo, in quel caso ci interfacceremo in maniera semplice o con l'utilizzo dello smartphone, e avrà pochissimo ingombro, pochissimo peso. In linea con questa, ragazzi, la Insta360 Go 2, guardate quanto è piccola, anche questa vi lascio il video in descrizione. Dove pecca questa camera, che davvero è fantastica, pecca un pochino nella qualità della camera, d'altronde la state vedendo. A differenza di quello che è la Insta360 classica, e sto parlando di questa action cam, la One R non ha, dicevo, la Go 2, il discorso 360. Questa è una delle camere invece più performanti che abbiamo ad oggi, ragazzi, è una bomba. Questa è modulare, quindi ci sono vari moduli, anche qui anche una batteria più potente, e l'ha lanciata la Insta da un bel po' e tantissimi la utilizzano, si trovano bene, e abbiamo la possibilità di fare anche queste riprese 360 proprio grazie al modulo con la doppia lente. Questa è una gran camera, abbiamo anche un modulo, questo, che ha sensore da un pollice, ragazzi, con lente Leica, è stata creata in collaborazione con la Leica. Quindi io credo che questa, la Insta One R, sia una delle camere più performanti sul mercato. Ovviamente poi non poteva mancare la GoPro. Questa in realtà è la 9, con la 10 abbiamo poco di diverso, troppo poco, e questo che rimprovero alla GoPro, che a livello di qualità immagine ancora ad oggi a mio avviso è il top, ma deve correre di più, perché la DJI Action 2, ragazzi, rispetto a questa camera sarà molto più piccola e sarà molto più leggera, e nelle riprese action, che è il motivo principale per cui è nata, se no ci prenderemo una DJI Osmo Pocket 2 per le riprese action, è il top.
proprio in linea con la Insta Go 2, ma con una qualità che io credo sia migliore. Un sistema di stabilizzazione che già è ottimo sulla Osmo Action 1, che è uscita da più di un anno, e non gli manca niente come sistema di stabilizzazione elettronico rispetto a quello della GoPro Hyper Smooth. Comunque vi ho fatto vedere le mie action cam, quelle che ho qui, o perlomeno quelle più sportive, ma adesso andiamo a vederci qualche foto, visto che sono tante, facciamo qualche riflessione sulla DJI Osmo Action 2. Partiamo subito con le immagini e il prezzo. Sempre, come vedete, viene informazione da Jasper L. DJI Action 2 Power Combo, in realtà è sparito anche il nome Osmo, 439 euro. Il modulo, il power modulo, da solo costa 65 euro. La dual screen combo 549 euro, e il front touch screen, il modulo con il monitor, 199 euro. Diciamo che si sono aggiornati anche sui prezzi. Questi sono prezzi, se verranno confermati, elevati, ragazzi, elevati. Sono più in linea con la Insta One R piuttosto che con la GoPro. Sono scritte qui le principali cose, non ve ne ho parlato prima, il fatto che è magnetica, quindi avremo tutti gli attacchi magnetici. Speriamo che funzioni bene il discorso magnetico, perché nelle riprese action non è che la nostra camera ci può cadere a destra e a sinistra. Come vi ho detto, 4K 120 frame per secondo, FOV, campo visivo super ampio, portatile indossabile, abbiamo in dotazione anche un pendaglio, un ciondolo che metteremo sotto la maglietta, sotto la felpa, e a livello magnetico metteremo la nostra action cam. La stessa cosa l'ha fatto la Insta Go 2 con questo pendaglio, questo ciondolo, e la possibilità di mettere la camera qui. Vi dico la verità, questa cosa è comodissima, l'ho visto nelle prove esterne, nei vlog, con l'Insta Go 2. Il discorso magnetico e anche il colore, un grigio scuro, lo vediamo in questo piccolo video. Si vede bene sopra il tasto di accensione, qui è già tutto il modulo completo dove abbiamo il monitor. Pensate che la nostra camera, è quello il vantaggio, è già dotata di un monitor. Io non l'avevo detto l'altra volta. Abbiamo la DJI Action 2 che camera davanti e monitor dietro. Hanno fatto un miracolo da un punto di vista di dimensione. Il monitor copre tutta la dimensione della camera. Quindi il modulo aggiuntivo serve per i vlog, serve per avere un monitor davanti quando noi ci riprendiamo e possiamo vedere esattamente come è composta la ripresa. Al di là che il campo visivo è molto aperto, quindi grandangolare, e non ci serve tenere il braccio alla Carletto Principe dei Mostri per riprenderci. Ovviamente qui vediamo che l'accende con una semplice pressione in stile action del tasto superiore. Il monitor si vede bene, secondo me ha una dimensione buona, e abbiamo tutti i parametri. L'altro vantaggio che ha la DJI Action 2 rispetto alla GoPro è il fatto che il touchscreen funziona meglio. Vediamo sempre magnetico anche questo supporto con una specie di ventoso, comunque qualcosa per far stare la camera in verticale. Eccola qui la nostra camera nella sua confezione. Avremo anche il QR code, credo che sia quello che porta alla app. L'applicazione è la stessa dell'Osmo Pocket 2 e la DJI Mimo. Ecco qua l'attacco in stile GoPro, in stile action. Ho già visto anche questa camera montata su un drone, eccolo qui, l'immagine era proprio quella. È la nuova frontiera che ha intrapreso proprio l'Insta360 col discorso droni. Chissà mai che nasca una cooperazione, una collaborazione come ha fatto l'Insta360 con la Beta FPV. Qui vediamo un bel po' di action cam messa assieme, guardate quanto è più piccola la Action 2 rispetto all'ultima GoPro. La GoPro ha fatto proprio il contrario, ha fatto diventare più grandi le sue camere rispetto a quello che erano precedentemente. Ve lo faccio vedere anch'io. Questa è la GoPro 5 e questa è la GoPro 9. Le dimensioni della GoPro 9 sono le stesse della 10. La GoPro è andata proprio dalla parte opposta, secondo me,
rispetto a dove doveva andare. Tra l'altro DJI Action 2 con quel monitor lì dietro grande, come la dimensione della camera, fantastico. Ha una dimensione ma uno spessore molto più piccolo rispetto alla famosa GoPro Session del 2014, quella sì che era amata dai piloti di droni FPV. Era talmente tanto amata che non la fanno più. Qui abbiamo ancora delle altre immagini, vediamo anche un LED, credo che sia un LED, così noi sappiamo quando non abbiamo il modulo dello schermo verso di noi, ma con il semplice modulo base la ripresa è partita. Ecco qui la scatola, andiamo a leggere qualcosa. Vabbè, design magnetico, stabilizzazione dell'orizzonte, risoluzione, il monitor dietro touchscreen OLED, portabile, indossabile, impermeabile fino a 10 metri di profondità. Cosa abbiamo nella confezione? La DJI Action 2, il cavo ovviamente per caricarla, il Magnetic Lanyard, questo ciondolo, il front touchscreen modulo, quindi questa non credo che sia la versione base, il Magnetic Adapter Mount con gli attacchi in stile GoPro che poi li hanno utilizzati tutti, anche quelli dell'Insta, e in ultimo il Magnetic Ball Joint Adapter Mount, quindi con la testa sfera la possibilità di inclinare la camera. Ecco qui il monitor, si vede anche una griglia comodissima, lo vedete che è tutto chiaro, è davvero tutto chiaro, le impostazioni, la possibilità di riprodurre i filmati girati, la quantità della memoria sulla scheda, i comandi vocali attivati, la batteria, il formato, in questo caso foto 4x, e lo zoom digitale. Qui vediamo un altro prezzo che era uscito da un'altra parte, aveva sempre riportato Ellen la cosa, 399 euro. Tra l'altro qui riportato per la Power Combo, staremo a vedere quali sono i prezzi veri, se quelli iniziali o quelli finali. Come vedete anche nella parte sotto abbiamo questi pin che erano usciti proprio nel teaser di presentazione, erano questi quei 8 pallini argentati che vedevamo, i connettori tra i moduli. Questa è la scatola frontale e questa è proprio la Screen Combo, quindi non è la base, quella che avrà anche il monitor per quanto riguarda i vlog. Non è strettamente necessario chi prende questa camera per fare riprese action. Facciamo scorrere un po' di altre foto, vediamo che l'aggancio tra le due camere non è magnetico, ma c'è questa clip laterale, si vede meglio da questa foto, abbiamo anche i microfoni laterali, vediamo bene la camera con f2.8 fisso, sensore da 1 su 1,7 pollice, FOV 155 gradi. Questa camera sarà una bomba, ragazzi, sarà davvero una bomba. Perché dico questo senza neanche averla avuta tra le mani? Perché già l'Osmo Action 1 fa delle riprese fantastiche. Soprattutto mi aveva stupito i tempi, la stabilizzazione. Funzionava come quella della GoPro, ma la DJI ai tempi era appena entrata nel mondo delle action cam. La GoPro siamo arrivati alle 10, era in giro già nel 2009-2010, fate voi il calcolo. Avete visto che io un po' di action cam ve l'ho fatte vedere, le ho provate, mi sono divertito a utilizzarle perché comunque la tecnologia delle camere che vi ho fatto vedere oggi è elevata, però la DJI con la Action 2 sono sicuro che ci stupirà in versatilità, e visto che è un canale questo in cui parliamo principalmente di droni, da un punto di vista di droni FPV, in tantissimi passeranno alla DJI Action 2. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con la presentazione vera, un bel filmato come fanno di solito. Vedremo anche se ci sono delle caratteristiche, delle funzionalità che non sono ancora uscite. A domani, ciao ciao!